io sono Flame e bentornati, siamo qui oggi su FIFA 16 con l'ennesima serie. Sì, perché diciamo che ho voluto unire una vecchia serie nella quale utilizzavo le vostre squadre e un'altra serie che... no, non è un'altra serie, ho semplicemente modificato la vecchia serie. Sono un coglione. Utilizzerò una squadra con tutti i giocatori della stessa nazionalità e con una caratteristica ben specifica per ogni giocatore. In pratica devono fare cagare. Su queste solide basi ho appunto creato questa squadra di, non lo so, c'è il centrocampista 54 che sembra un castoro e c'è l'esterno destro che sembra uno senza gli occhi. Appunto, con questa squadra di... io dovrò praticamente cercare di vincere il torneo principale di FIFA. Il problema è che sono praticamente inutilizzabili questi giocatori, quindi la cosa veramente si prospetta un... consigliatemi già qua sotto una formazione, una squadra da utilizzare appunto per il prossimo episodio. L'importante è che facciano schifo, perché come sapete il torneo è, diciamo, la modalità più scriptata di FIFA dopo draft. Di conseguenza la cosa è praticamente impossibile. Flame, perché hai giocatori coreani e... che poi sono cinesi, che poi sono giapponesi, e hai il portiere che è giamaicano? È semplice, raga, perché secondo il 22esimo comandamento, insomma, della Bibbia di FIFA, adesso appunto attendiamo il caricamento. Esatto, in caso di squadra cinese il portiere dovrà essere di colore e giamaicano. Di conseguenza ho dovuto per forza utilizzare Kerr in porta. Cosa c'entra Conco? A parte, raga, quando c'è da insultare qualcuno, Conco c'entra sempre. E anche perché di difensori cinesi ce ne sono veramente pochi, anzi ce n'è praticamente uno argento e non sono riuscito minimamente a comprarlo. Come vedete ho dovuto appunto mettere un CDC come altro difensore. Non perdiamo tempo, altrimenti il Giovanni Ranna tedesco comincia a bestemmiare e andiamo a cercare subito il nostro primo avversario. 2 hours later. Primo avversario, siamo contro Al Hilal FC con una squadra di talebani. Ha tipo il finto Piton slash Renato Zero come allenatore. È una sorta di bambino vecchio come difensore centrale. È la seconda partita che faccio, perché la prima non me l'ha registrata. Appunto mi si è infortunato uno dei due attaccanti e l'ho sostituito con un altro cinese. Minchiun, minchione per Okazaki. Vai Okazaki, Okazaki tenta il pallonetto. Okazaki dal secondo minuto, 1-0, così, cattivi, la mettono subito dentro. Poi abbiamo avuto fortuna che c'è il suo portiere che è andato a comprare il pane, quindi insomma ha lasciato un bel buco in porta. C'hanno un controllo che fa veramente rosso. No vabbè, l'ha falciato da dietro. Non so chi sia, ma porca tro... ah, era Dojo, quindi hai fatto bene. Per minchione, vai minchione, il tiro. Madonna, ma veramente, ti prendo a padellate in faccia. Corri minchione, King, corri minchione, minchione per Dojo. Dai Dojo, tieni palla, giocatore di merda. Eccolo, Uramaki, Uramaki si va avanti, Uramaki per Dojo. Ti... mamma mia, quanto fa schifo sto giocatore. Dai raga, io non ce la faccio più, è un lebroso. I primi minuti mi sono già pentito di questa squadra. Dai Dojo, Dojo per Sakai, Sakai per mi... non so chi sia. Dojo, Dojo, dai, ma che giocatore di merda è questo? Dai raga, ma va linciato. Minaio per non so chi. Dojo, Dojo per minchione, minchione, finita di tiro di minchione, il tiro. Dai, ma che schifo è. Raga, vi assicuro che è veramente una squadra ingiocabile. Fanno schifo. Dai, dai, devi prendere palla, non devi ucciderli. Dojo, Dojo per Conco, vai Conco, vai Conco, vai, tieni palla, mamma mia che topo di fogna, inutile. Minchione, scatti in avanti, vai minchione, minchione, salta difensore, lasti per Okazaki. 2-0, 26esimo, raga, fa schifo sta squadra, ma almeno Conco è chiuso davanti alla porta. E andiamo così, portiamo a giocare sta partita, 2-0 il risultato. Devo ammettere che il nostro avversario non è che sappia giocare tanto bene a FIFA, comunque fa lo stesso. Eccolo, minchione, vaffanculo. Uramaki, Uramaki per minchione. Minchione, dai minchione, che cagate fai? Prendi la... palla lunga a cercare Uramaki. Corri Uramaki, corri Uramaki. Vai Uramaki, Uramaki. Dai, ma veramente, ma torna ad avvolgere il tuo salmone. Minchione, minchione per Dojo, Dojo per minchione, corri minchione di me, come si ammazza anche. Ok, ragazzi, finito il primo tempo, stiamo vincendo 3-0, cioè partita completamente dominata. 7 tiri, 4 in porta, 48 di possesso, ragazzi, diciamo che la squadra fa schifo, ma in compenso, facendo schifo anche lui, insomma, la squadra può sembrare indecente, ma vi assicuro che fa veramente schifo. Aiuto.
Tojo là si ferma Minchione. Vai Minchione. Dai Rosso, ma è da ultimo uomo. Gli ha troncato le gambe. Ci ha fatto il macinato per i prosciutti. Dai Rosso. E andiamo la gara. Un bel Rosso. Cioè raga, 3-0. Rigore Rosso. Cioè giornata veramente stupenda. Vai Tojo. 4-0. 47esimo. Così andiamo avanti. Portiamoci a casa questa partita. Che schifo che fa questa difesa. Non prendono niente. Fanno buchi come un groviera. E Tevez ovviamente fa gol. Bravo Tojo, vai uomo. Dai, ma raga, ma che razza di giocatore è questo? Ma il macero subito. Lo gnomo si accentra a cercare un cazzacchio. Ovviamente non lo trovo perché è un deficiente. Dai gnomo maledetto. Giapponese. Gli abbonati di Telecom Cambogia sono sempre più numerosi. 4-1 il risultato. 3 gol per Okazaki e 1 gol per Tojo. Tra l'altro, ragazzi, il capitano è anche Tojo. Quindi la squadra è ignorante al massimo. 8 tiri, 5 in porta per noi. 4 tiri, 2 in porta per lui. Io direi non perdere tempo e andare subito a cercare il nostro prossimo avversario. Ciao, pecoraio. È di nuovo disponibile il nostro vecchio cinese. Io lo metterei al posto, appunto, di Minchione. Anche se mi è piaciuto veramente tanto. Secondo avversario, siamo contro FC Bami con una metà Bundesliga. C'è anche il figlio segreto tra Cavani e Michael Jackson. Dai, andiamo, basta. Dai, ma raga, ma non fanno niente, non ci vanno. Gnomo di merda. Prendi la cazzo. Dai, raga, è un omicidio. Ma cosa sono sti casini? Dai, mi è morta tutta la difesa. Uno dei suoi è rimasto addirittura a terra morto. Ma vaffanculo. Poi c'è il portiere che non prende niente. Poi Coco non sa stare in piedi. Okazaki, palla lunga a cercare quello lì, insomma. Dai, ma che fai? Ma ce la fate? Butta. Dai Coco, ma perché uccidi la gente? Chiudilo, porca troia, no. Ma mandateli addosso. Non uccidete la gente in aria. Dai, ma cosa fanno? Ma sono dei drogati questi. Il mangiariso a cercare i Kakitani. Corri. Dai, ma non ti devi ingroppare il suo difensore. Deficiente. Prendi la palla. Dai Coco, prendi la palla. Vai Coco. Dai, ma raga, è un deficiente. Madonna mia Coco, sei da prendere a frustate con l'ortica. Comunque migliore in campo, ma lasciamo perdere proprio. Raga, è la terza partita che si disconnette di fila. Un tiro, uno in porta per noi. 4 tiri, 3 in porta per lui. No, raga, veramente. Conco migliore in campo, non si può guardare. Un possesso veramente da ubriaconi. Come al solito, ragazzi, premesse: non abbonatevi a Telecom Cambogia, altrimenti le vostre partite saranno sempre fottutamente così. Alla fine siamo riusciti solo a superare gli ottavi di finale. Continuerò nel prossimo video con questa squadra. Finché, insomma, non perderemo. Una volta che avrò perso, sostituirò questa squadra con un'altra squadra che mi consiglierete voi. E niente, ragazzi, direi che questo video posso terminare qui. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale se volete, pagina di Facebook e Twitter, tutto in descrizione. Che dire ragazzi, qui da Frenna è tutto. Bella rega. Cause I'm a free. Yeah, I'm a free.